Quest'anno poi in un periodo abbastanza anticipato, perché la prima domenica di settembre è proprio il primo, per cui partiamo venerdì 30 con il Corpo Musicale Cuccini, che aprirà come da consuetudine su Piazza dello Sferisterio, al termine del quale ci sarà un momento per i giovanissimi su piazza 20 settembre, il sabato e la domenica dedicati assolutamente alle attività della rievocazione storica, con la sfilata, il gioco del pozzo, i tornei con l'arco, tutte le attività che fanno solitamente loro fra storia e leggenda. E poi il lunedì la tombola, curata quest'anno da Avis in piazza 20 settembre, e poi la per i Rocchino, che sta diventando una consuetudine, al termine del quale ci sarà Luca Tonelli per una serata disco, e poi martedì la serata clou con Stefano Sani, che tornerà nella sua Montevarchi, riabbraccerà la sua città, la sua gente, tra l'altro una serata che ha uno scopo benefico, perché parte del ricavato del libro che presenterà nella serata sarà devoluta al Mayer di Firenze. Al termine del suo concerto ci sposteremo in piazza Battisti, dove ci sarà uno spettacolo piromusicale con i fuochi a basso impatto acustico, accompagnati da basi musicali che sono molto suggestive. Ben 4 le mostre presenti in centro storico, una al Cassero, una al chiostro di Cennano, dedicata ai 100 anni di Villa Masini, per cui celebriamo questo luogo che è iconico per la città, e poi una al centro San Ludovico, dedicata a Marino Parigi, curata da Marcello Bossini, e poi quella qui al Palazzo del Podestà, dedicata al ciclismo, ai 100 anni del ciclismo, curata dalle società sportive ciclistiche. Per cui dicevamo, tante attività diverse fra di loro, tutto possibile assolutamente grazie alle nostre associazioni che ci supportano. Fra l'altro quest'anno sarà presente anche il liceo Benedetto Varchi con delle attività dei ragazzi, sempre a tema medievale, per cui ecco, tutti insieme siamo riusciti a creare un cartellone veramente importante, denso di appuntamenti, con anche dei momenti dedicati quest'anno ai giovanissimi, che era un po' la cosa che ci mancava. Per cui vi aspettiamo i nostri concittadini numerosi, e buon perdono a tutti. Assolutamente sì, la nostra ginestra è dintorni, si esibirà e verrà ospitata in centro, Piazza Varchi, con lo spettacolo che ha proposto in anteprima a giugno nella loro location, che è la ginestra. E poi domenica ci sarà la cicloturistica e poi la processione la sera, per cui diciamo è una lunga coda delle feste del perdono che si concluderanno domenica 8 settembre.